signore, prendiamo posto per gentilezza, grazie. Andiamo. Vorrei cantare con voi un canto che a noi piace tantissimo, il Salmo 127, la benedizione del fedele. Perché voglio cantare questo canto? Perché in questo canto c'è una frase importantissima: vivrai del lavoro delle tue mani, sarai felice e godrai di ogni bene. Vivrai del lavoro delle tue mani, sarai felice e godrai di ogni bene. Ecco, siccome parliamo proprio del lavoro, parliamo proprio dell'azione, dell'agire, ecco, vorrei iniziare con questo canto che è importantissimo, perché è una benedizione che noi chiediamo a Dio. Anche il nostro agire, il nostro fare è una benedizione, è una conseguenza del nostro essere. Agere seguito essere. Dopodiché parleremo dell'azione cattolica, visto che c'è anche il presidente dell'azione cattolica. Rappresentante del Consiglio. Possiamo chiudere gli occhi. Così sarà.
concludiamo questo nostro ritiro di Quaresima che si è snodato lungo quelle che sono state le tre meditazioni precedenti. Io sono, quindi il nostro essere che è importante, il nostro volere che è altrettanto importante, quelle che sono le nostre potenzialità, quindi prendere coscienza di ciò che possiamo fare, ma non basta solo sapere fare le cose, non basta solo avere gli strumenti per fare le cose, bisogna fare le cose. Agere sequitur esse, l'agire è conseguenziale al nostro essere. Se tu sei figlio di re, devi agire come figlio di re. Se tu sei capace, devi dimostrare di essere capace. Non basta solo sapere le cose. Una persona dimostra poi, potremmo dire, è degno delle azioni che compie, tanto nel bene quanto nel male. E le azioni sono degne della persona che le compie, tanto nel bene quanto nel male. Tu riconosci una persona anche da come agisce. Attenzione, ricordate quella famosa espressione di Paolo: io desidero fare il bene che voglio, ma mi ritrovo a compiere il male che non voglio. Quindi stiamo attenti, perché noi non siamo le nostre azioni, ma le nostre azioni esplicitano, manifestano concretamente ciò che noi siamo. E allora l'agire nostro non è tanto un fare noi, ma è un lasciare agire Dio in noi. Ripeto, l'agire nostro non è tanto un fare noi, ma quanto un lasciare agire Dio in noi. Ripeto, il fare nostro non è tanto un realizzare le cose noi, ma un lasciare fare le cose a Dio in noi, attraverso di noi, per noi. Cosa non avete capito di questa frase? Ecco, non sono io che vivo, è Cristo che vive in me. Bellissimo. Allora il nostro agire è un lasciare agire Dio in noi. Lasciare muovere lo Spirito Santo. Muoviti in me, Spirito Santo. Respiro di Dio, portami a compiere ciò che tu vuoi. Come tu mi vuoi, io sarò. Dove tu mi vuoi, io andrò. Il Signore ci spinge, ci muove. E l'ecleca, esci dalla tua terra e va dove io ti indicherò. E Abramo non dice dove, inizia a muovere il primo passo, non gli domanda. Dio non ci dice tutto subito per non farci spaventare. Dio ci mette in noi questa sana inquietudine di partire e non ci dice tutte le traversie che dobbiamo attraversare, perché anche se attraversiamo le traversie ci sarà Lui con noi, e Lui che guiderà i nostri passi, i nostri cammini, e Lui che muoverà in noi, ecco, potremmo dire quelle fila che poi ci conducono dove Lui ci vuole. Fare indica l'azione, l'agire, ed è importante agire. Agire per dimostrare il nostro essere. Perché se una persona sa fare una cosa e non la fa, diventa già un peccato, diventa già un errore grave verso Dio. Si chiamano peccati di omissione quelli che non... Quando tu puoi fare un bene, lo vuoi fare, lo vorresti fare, poi magari ti freni per un giudizio, quello diventa un peccato grave di omissione. Hai impedito a Dio di manifestare la sua potenza quando Lui poteva fare qualcosa in te e tu non l'hai fatto. E quella cosa che tu non hai fatto, in tutto l'universo, in tutto il mondo e per sempre, non ci sarà nessuno che potrà rimediare a quello che tu non hai fatto. Ci saranno altri che faranno altre cose,
Ma quella cosa che in quel momento avresti dovuto fare tu e non l'hai fatta, nessuno la potrà mai fare. Neanche tu, quando ti capiterà, dice: ma lo farò un'altra volta. Quella sarà un'altra volta e sarà un'altra circostanza, saranno altre circostanze, ma non sarà la stessa cosa. Quello è il momento, quando c'è quel momento in cui Dio deve agire. Quando Dio agisce, noi sappiamo che il meglio ancora deve venire. Ma quando facciamo una cosa, la preghiera come questa è stata meravigliosa. Sappiamo che ci saranno momenti ancora più belli, più meravigliosi, ma non ci sarà mai più un momento come c'è stato questo. Questo è stato il momento, e si dice carpe diem, cogli l'attimo, gustati questo momento. Molti di noi magari già vivono nell'inquietudine: che cosa faremo quando ce ne andremo da qua? Ma già mi manca, e già inizia il manca ancora. Che no, no, inizia a prospettare le cose belle che farai a partire da qua, per ritornare a gustare nuovamente qui e altrove le meraviglie che Dio ha preparato. E quando tu inizi a fare una cosa, sai che il Signore ti sta allenando? Questo è un allenamento, sono gli esercizi. Gli esercizi cosa sono? Sono delle pratiche per poi continuare ad agire secondo quelle pratiche. Quello che tu hai fatto qui significa che puoi reiterarlo anche in un altro posto, anzi sarà ancora meglio, perché lì metterai alla prova tutte le potenzialità che Dio ti ha dato, anzi lo farai tante volte senza il timore di essere guardato o giudicato da altri. Perché qui magari tu dici: vabbè, mi stanno guardando, mi stanno... Poi quando invece sarai solo, sarai sola, tu sai che puoi fare più e meglio, e quindi metterai il meglio di te. E fare indica un'azione, erga, energia, il lavoro che è proprio questo, questa potenza che fluisce da noi, e Dio che ha compiuto, che ha fatto ogni cosa, continua la sua opera di creazione attraverso di noi. Dio ha fatto ogni cosa, ma attraverso di noi continua a creare. Ecco perché noi dobbiamo lavorare. Guardate, all'inizio della creazione, ancora prima del lavoro di Adamo, Dio aveva creato ogni cosa. Poi Dio chiama Adamo, e dopo aver costruito il giardino di Eden, Dio chiama Adamo e lo pone, lo chiama alla vita, lo pone in mezzo al giardino perché lo lavorasse e lo custodisse. Dio dà il giardino di Eden ad Adamo perché lo lavorasse e lo custodisse. Quindi è custode del creato, ma anche deve lavorare nel creato, perché ancora non c'era la capacità di far uscire l'acqua dalla terra, e quindi c'era bisogno che qualcuno lavorasse, che qualcuno continuasse l'opera. Non basta solamente fare una cosa, bisogna poi che quella cosa sia vissuta. L'esempio: un costruttore costruisce delle case, non basta aver costruito delle belle case, deve trovare qualcuno che le compri e le viva, altrimenti diventa un'opera inutile. Una cattedrale creata nel deserto, noi diciamo così, a che cosa serve? A nulla. Le cose devono essere fruite, utilizzate, vissute. Ecco perché il Signore ci invita a mettere tutte le nostre potenzialità in ciò che Lui ci affida. Noi dobbiamo mettere tutte le nostre potenzialità in quello che Lui ci ha affidato. Se io ti affido una cosa, quella cosa è perché tu la possa esercitare. Io ti do un talento, ad un altro da due talenti, ad un altro cinque talenti, a ciascuno secondo le proprie capacità. Un talento quanto era? 36 chili di oro. Ci potevano aprire una serie di gioiellerie, non so, un marchio, una griff Bulgari, non so, oppure, ecco, diciamo una nostra griff, ci apriamo una bella gioielleria con 36 chili d'oro, e nell'arco di un paio di anni triplichiamo, quadruplichiamo, se abbiamo l'estro creativo facciamo più e meglio, centuplichiamo le cose. Quando il Signore ci dirà: cosa hai fatto di quello che io ti ho regalato? Perché poi alla fine il Signore ci dà l'opportunità, ci regala un'opportunità. Cosa hai fatto? Ah, io ho avuto paura, ho nascosto. Sì, sapevo fare questa cosa, ma non l'ho fatta.
Allora il Signore dice, ma scusa, perché non l'hai fatto? Se io ti ho dato le capacità per fare, perché non l'hai fatto? E non perché io ti ho dato di meno degli altri, perché sempre tanto. Pensate che un talento, 36 kg d'oro, è troppo. Non è tanto, è troppo. Troppo, troppo, troppo. Noi non riusciamo a capire. Poi se magari ci facciamo un rapido calcolo di quanto potrebbe essere un chilo d'oro, quanto è? A 20 al grammo, quanto è? A 30? Facciamo a 30. 30 chili d'oro. 35 kg d'oro, 36 kg d'oro, a 30 euro al grammo quanto sono? Più di 1 milione di euro penso, ma di più penso, no? Di più? Quanto sono? Assai! Assai! Penso di più! Ma non mi so più raccapezzare! Quasi 30 milioni di euro! Milligrammi. Ma sono assai sono. Comunque non la vedo questo centavo. Ce li ho io perché l'hai inventato da me. Allora, Dio ci affida, quindi tutto ciò, e noi dobbiamo cooperare. Questa parola cooperazione è meravigliosa. Perché dobbiamo operare insieme. Quando c'è un progettista che progetta una cosa e poi c'è chi la esegue materialmente, come l'architetto, l'ingegnere, poi vanno dal capomastro insieme con i manovali e con le maestranze locali, realizzano le cose. Sappiate che un architetto non sa attaccare una mattonella, oppure un ingegnere non sa neanche fare i livelli in una costruzione. Se non c'è il capomastro o il manovale che gli riempie bene la corda per fare i livelli con la bolla d'acqua, con la cordina, la struttura diviene peggio della torre di Pisa e arriva a terra. Può essere bravissimo, si può essere laureato con 110 e 9 questo ingegnere, ma se non ha una buona equipe, una buona squadra di cooperatori, non sussiste l'opera crolla. E allora il Signore ci invita a questa cooperazione, a un lavoro di squadra, ad un agire insieme. Questa è la coinonia, la comunione, ognuno di noi in sinergia, sun erga, il lavoro insieme, la cooperazione. Questo permette ad una comunità di creare un ambiente favorevole dove si attira la benedizione di Dio dall'eternità nel tempo e ci prepara dal tempo verso l'eternità. Questo è tutto meraviglioso. Perché? Perché il Signore, ecco, ci fa già allenare qui sulla terra per quello che sarà la piena e perfetta comunione con Lui in cielo. Dio fa il giardino di Eden, lo affida all'uomo perché lo custodisca e lo lavori. Vivere sereni, per vivere sereni, ci sono molti studiosi di psicanalisi, di psichiatria, ma anche di psicologia, che dicono che per essere sereni sono necessarie due cose, sono indispensabili due cose. Sapete quali sono queste due cose? Primo, l'amore. Il secondo, il lavoro. Primo, l'amore. Il secondo, il lavoro. Se una persona non ha l'amore, muore. Rimane solo, muore. Se una persona non ha il lavoro, impazzisce. Quando ci sono delle persone che non vedo l'ora per andare in pensione, per fare cosa? Per non fare più niente. No, tu devi cambiare l'attività. Se tu non farai più quelle che sono le tue capacità, tu devi cambiare mansione. Tu, c'è stato un periodo, una stagione che tu hai fatto quello, ora devi fare un'altra cosa, ma sempre devi essere operativi, noi diciamo, no? Dobbiamo operare. H24, non puoi dire, vabbè, adesso vado in pensione, non respiro più. Il lavoro è come il respiro. Tu, quando fai qualcosa,
ti gratifica e ti amplifica nelle cose. E la prossima volta, cioè, sai, questa volta ti è venuto così, la prossima volta provo ancora meglio, sempre meglio, sempre meglio, sempre più attento. Questa volta so che mi è venuto troppo morbido, quindi metterò meno unguento, oppure farò raffreddare la crema. Allora proveremo una volta in cui la torta sarà più, la crema pasticcera sarà meno calda, quindi più fredda, e proverò invece un'altra volta a mettere meno liquore perché ci siamo ubriacati tutti e stiamo dormendo tutti. Grazie Gesù, grazie Gesù. Vivere sereni, perché altrimenti senza il lavoro e senza l'amore non impazziamo. La follia è proprio questo. Che cos'è la pazzia? La stoltezza, stolto. Vi ricordate, c'è una parola dove viene detto stolto: questa notte stessa ti verrà reso conto della tua vita. Quando avviene questo? Quando quell'uomo fa un raccolto così straordinario che dice: aspetta, io ora distruggo tutto quello che ho, faccio un magazzino grande, ammazzo tutte le mie cose e poi dirò: anima mia, stai in pace, non devi più lavorare, non devi più fare niente, non devi più fare alcuna funzione, non devi più fungere, devi defungere. Defungere significa requiem aeternam dona eis donit lux perpetua luce a teis requiescant in pace. Ah, tu sai la campanella, non ci aspetta di farmi un bello. Però con l'edificio della requiem eterna tu te lo spicchiasti. Scantasti, eh? Ti scantasti! Benissimo! Allora, la stoltezza, quando c'è la stoltezza, la pazzia? Quando noi non facciamo più quella funzione per la quale non siamo stati creati. Quando la cellula impazzisce, non fa più la funzione per la quale è stata progettata e programmata, succedono i guai. Ecco che il Signore ci invita a compiere quelle azioni che sono indispensabili anche per evitare di essere, e qui una parola molto pesante, dei parassiti, dei saprofiti, delle sanguisughe, le mignatte praticamente, che sono usati, i vampiri che ti succhiano le energie, i zicchi proprio, i parassiti, sì. Cosa dice San Paolo? Queste mie mani hanno lavorato per non essere di peso ad alcuno. Queste mie mani hanno lavorato per non essere di peso ad alcuno. Perché San Paolo dice questo? Perché tante volte, ecco, noi abbiamo fatto una legge umana che è contraria ad ogni principio di vera felicità. C'è una legge nella scienza delle finanze, studiarsi nell'economia politica, prima poi nella scienza delle finanze c'è un'applicazione, che dice la legge del tornaconto, cosiddetto, applicare il minimo sforzo per garantirsi il maggior risultato, il maggior utile, minimo sforzo per avere il maggior utile. Non sempre così, non sempre così. Ci sono cose dove tu devi fare uno sforzo immane per avere un utile piccolissimo. Dio invece ci invita a fare al contrario, ad investire su di Lui. Molte volte noi siamo convinti di aver fatto degli ottimi investimenti nella nostra vita e siamo degli stolti. Hai lavorato tanto tempo, affidi i tuoi risparmi e ti garantisco un rendimento dell'1,5% annuo, che significa tu mi dai 100, tu per un anno non godrai dei tuoi beni, ne godo io, e dopo un anno che tu hai fatto di fame e di miseria, io ti do l'1%. Significa veramente essere stolti. Mi dispiace per tutti gli operatori finanziari che qua si sentiranno offesi, quelli che mi denunceranno perché sto dicendo che sto sobillando a non risparmiare. Non è così. Perché poi nell'arco di un anno il valore di acquisto svanisce, si avvilisce. Chi aveva fatto risparmi ai tempi del vecchio conio si ritrova ora dimezzato il valore d'acquisto, se non decurtato ancora di più fra la svalutazione e quant'altro. Cosa ci invita invece a fare Dio?
a godere oggi. Oggi, pensa per oggi. Il nostro pensare per oggi ci impegna a creare con il Signore realtà di felicità nell'attuale, nell'oggi. E attenzione, non per i soldi. Qui c'è una citazione bellissima di un grande saggio dove dice: gli uomini, ma che sono stolti? Lavorano e si ammazzano, perdono la salute per i soldi per poi utilizzare i soldi per curarsi la salute. Siamo pazzi? Perché ditemi che non è così. O persone che lavorano dove il lavoro è diventata una schiavitù. Ci sono persone che, e qui do ragione a chi dice, l'altra volta una persona: padre, io lavoro per non perdere il lavoro. Significa che quella persona è rimasta schiava. La mattina io mi devo alzare per andare a lavorare, pur con la febbre, con i miei malanni, perché altrimenti perdo il lavoro. Per la paura di perdere il lavoro, la tua dignità è stata annullata. Attenzione, significa che l'uomo ha perso il suo obiettivo. Quando l'uomo compie un'azione senza ricevere la benedizione di Dio, così sarà benedetto l'uomo che ha timore del Signore, che si fida del Signore, che significa che non è schiavo di un sistema, ma esce fuori da un sistema di schiavitù per entrare nella piena libertà, dove santa libertà, di fame non si muore. Poi ci sarebbe qualcuno, non è un insegnamento, non è un'omelia, lo posso citare, direbbe: cento la qualunque, caso uno sa fermare, faccia segni fausi, da fame non muore. Alla fine non è un'incitazione a delinquere, a fare delle truffe, per carità, quelle lo fanno le persone disoneste, ma se tu sei onesto, se tu dimostri la tua capacità, quando ci sono delle persone che dice: guarda, noi non abbiamo bisogno di nessuno, oppure vediamo il tuo curriculum, ascolta, io non sono un curriculum, ma alla fine mettimi alla prova, ti dimostro io chi sono e ti esprimo io il mio fare attraverso il mio essere e il mio essere attraverso il mio fare. E quindi l'azione e l'essere diventano un tutt'uno. Tu sei quella persona che riesce a fare cose meravigliose. Vi ricordate quando morì Tabità e chiamarono Pietro, lo chiamarono e dissero: guarda delle cose belle che faceva, i tessuti, guarda come ricamava l'uncinetto, penso che sia qua, sono i lavori, il camice che mi ha fatto mia mamma, l'uncinetto, sì. Vi ricordate quando abbiamo letto il giorno di San Giuseppe, quando in uno dei racconti apocrifi si dice: morì il giusto Giuseppe, e secondo la tradizione dice Gesù, disse alla mamma, dice: dove sono i lavori che ha fatto? Dove è il suo ingegno? Dove è... Tutto svanisce. Il lavoro alla fine non è tanto l'azione che tu fai e basta, ma è un esternare parte di te. E allora capisci bene che quando tu fai qualcosa, zia Maria ha fatto il quadretto con la Madonna, con le cose, perdendoci una notte di tempo o più notti di tempo per fare quel lavoro, ecco, poi alla fine non è tanto un'opera in sé, ma c'è parte di te lì. Quella cosa, noi diciamo che se tu la tocchi ti esce sangue. Perché si dice? Perché c'è un sacrificio, c'è parte di te, c'è il tuo sangue lì, c'è il tuo lavoro, c'è il tuo sudore, c'è la tua fatica. E è chiaro che poi ti brucia il cuore se tu vedi che una cosa viene trattata male, perché lì c'è il tuo impegno, il tuo sacrificio. Ma tutto questo ti porta alla realizzazione del compiere l'opera di Dio. Il lavoro è l'azione dell'uomo, abbiamo detto, il compiere è l'azione di Dio. E qui tutto deve essere concatenato: la preghiera, l'azione, il sacrificio. Giusto Giuseppe? Sono stato bravo? Sì. Preghiera, azione e sacrificio. La lode, la preghiera di lode. La lode,
l'azione nella lode, la lode nell'azione, tutto deve essere contemplativi nell'azione e agire nella contemplazione. C'è una musa che si è bella. Ogni volta che mia sorella Mimma viene a portarmi il caffè la mattina, dico: dove stai andando? In missione. Non dice mai vado al lavoro, sono in missione, perché tu non fai il lavoro, tu hai una missione, tu hai un compito, Giampo Cuccio, tu hai una missione, non hai una mansione. Gli uomini hanno le mansioni, i figli di Dio hanno una missione. E attenzione, attenzione, qui arriva la cosa meravigliosa e da qui noi partiremo adesso a compiere delle cose importanti dove in questi giorni noi siamo venuti qua per metterci alla scuola di Gesù Maestro. Il primo io mi sono fermato per ascoltare quello che Dio mi diceva, e quindi è stata una scuola questa di formazione, una scuola dove la scuola di Gesù Maestro, che è il docheo, il docente, il maestro, noi siamo stati i discendi, i discepoli. Ci sono molti che vengono chiamati al discepolato, molti vengono chiamati al discepolato, ma non tutti. E se è vero che molti sono chiamati a essere discepoli, però è altrettanto vero che tutti, molti sono chiamati al discepolato, ma non tutti, mentre tutti sono chiamati all'apostolato. Molti vengono chiamati ad essere discepoli, ma non tutti, ma tutti vengono chiamati ad essere apostoli. Il Signore ad alcuni dice: venite con me. Anzi, ci sono alcune persone che volevano seguire Gesù e dice il Vangelo: Gesù glielo impedì, glielo proibì, ma anzi gli disse: vai, quindi andate, e untes ergo, andate dunque, siate andanti, siete mandati ad annunziare quello che Dio ha fatto. Noi non siamo tutti chiamati ad essere discepoli, ma siamo tutti chiamati ad essere apostoli. Il Signore non a tutti dice venite, ma a tutti dice andate. Noi dobbiamo andare. Noi non dobbiamo portare le persone in chiesa, ma dobbiamo portare la chiesa alle persone. Noi non dobbiamo portare le persone a Cristo, dobbiamo portare le anime a Cristo. No, dobbiamo portare Cristo alle anime. Noi predichiamo Cristo, potenza, salvezza. Come? Attraverso la nostra testimonianza. E allora il nostro agire diventa espressione del nostro essere. Ecco, questa è l'azione alla quale Dio ci manda, e in questa azione noi dimostriamo il nostro essere. Allora dimostri chi sei. Quando una persona deve fare qualcosa, quando dice dimostrami chi sei, fammi vedere il tuo talento, dimostrami chi sei, noi diciamo no. E tante volte alcune persone: dimostrami cosa sai fare, dimostrami, ecco, il tuo essere capace. Ecco, dove l'essere capace indica questa capacità di contenere l'azione di Dio e di esprimere l'azione di Dio che noi conteniamo. Allora c'è adesso l'esercizio che vorrei far fare a ciascuno di voi, che è l'esercizio dei carismi. Vi lascerò un'ora di tempo libera dove ognuno di noi può fare quello che il Signore ci ha detto noi siamo capaci di fare. Gesù prende i suoi discepoli, erano 72, se ci contiamo dovremmo essere tanti, erano 72, li mandò a due, perché a due?
Come carabinieri, uno sa dialetto e uno non scrive. No. Perché a due a due? Picchi quattro occhi, vedo come chiudo due. No. Perché a due a due? Perché se uno corre troppo avanti, l'altro lo tira, se uno rimane indietro, l'altro lo aspetta. È una collaborazione, è un capire che non sei tu, ma siamo insieme noi a compiere l'azione di Dio. Attenzione, a due li manda, andate. E cosa dice Gesù? Andate a fare cosa? E che cosa ti manda Gesù? Annunziare la buona novella. Andate. Ma Gesù non solo li manda ad annunciare la buona novella, una novella. Grazie Gesù. Gesù non solo li manda ad annunciare la buona novella. Il lieto annuncio li manda soprattutto cosa? Guarite i malati, mondate i lebbrosi, poi scacciate i demoni, ungete i malati con olio, in qualunque casa entriate, dite pace a voi. Se ci saranno i figli della pace che accolgono, la pace dimorerà in loro e se no tornerà su di voi. Ecco, questo mandarci di Gesù è un andare a portare un annuncio. Non è tanto a fare delle cose, ma ad essere suoi discepoli, ad essere questa buona novella. Adesso a due vi organizzate, come meglio credete, e trovatevi uno spazio dove poi a due vi incontrate e cercate di vedere le persone che Dio vi mette dinanzi, confrontatevi, senti, andiamo da quella persona a pregare su quella situazione, di quella persona. L'esercizio dei carismi nasce proprio da questo. Giuseppe, non ti distrae, non distrae l'altro Giuseppe. L'esercizio dei carismi nasce proprio da questo, nell'avere l'accortezza di vedere qual è la necessità dell'altro. E quando tu ti accorgi, perché il Signore dà a te la capacità di accorgerti che devi fare qualcosa, quella cosa la devi fare tu, non la puoi delegare a un altro. E in quel momento devi, tu lo senti nelle viscere, lo senti dentro di te, lo senti che devi fare qualcosa. Può darsi che tu non sappia neanche cosa devi fare, ma inizi a fare qualcosa. Tu non sai quello che devi fare, ma tu inizi a fare qualcosa, perché il Signore poi ti suggerirà momento per momento, istante per istante, quello che dovrai dire. Non preparatevi prima. Sono molti che magari si preparano prima lo schermo della preghiera, va bene, perché non bisogna improvvisare. Però se c'è la spontaneità che il Signore ti suggerisce un'altra cosa, tu ti sganci e continui. Allora il Signore ti fa capire in quel momento quello che tu devi essere, quello che tu devi dire, quello che tu devi fare. E in quel momento si compiono le meraviglie di Dio. E quando tornano i 72, erano contenti, Signore, anche i demoni si sono sottomessi a noi, siamo contenti. Non siate contenti per questo, ma perché i vostri nomi sono scritti nei cieli, che significa che il nostro essere, il nostro nome indica tutto il nostro essere, è iscritto nei cieli. Hai capito che la tua missione viene dall'alto? Tu non avresti alcun potere su di me se non ti fossi dato dall'alto, ma tu sei re, certo. Il mio regno non è di questo mondo, altrimenti il mio padre avrebbe mandato legioni di angeli a contrastare. Attenzione, ecco, noi dobbiamo capire che abbiamo una cittadinanza nei cieli. Se siamo sulla terra abbiamo una funzione, una missione, e dobbiamo espletarla.
altrimenti missione fallita. Quando ritorniamo lì ci diranno: hai fallito la tua missione. Mamma mia, che bella figura! Pensate allo Angelo Custode, che mortificazione! Come una via ricordare che giocavamo a fare, potersi non l'abbiamo ascoltato noi. Ecco, i nostri angeli che vedono il canto di Dio, ascolteranno da Dio quello che noi dobbiamo compiere e ci diranno, ce lo suggeriranno e ce lo faranno fare. Allora io vi lascio un'ora liberi di a due, marito e moglie chiaramente vanno insieme. Ci siamo? Avevamo già deciso. Già, il Signore aveva deciso prima che tu nascessi, il Signore aveva scelto quell'uomo che è stato la tua salvezza. E lo stesso per lui, tu sei la sua salvezza, vi siete salvati, perché il Signore vi ha messo vicini, l'uno accanto all'altro. Ah, Gioia, è così. E ecco, insieme, oppure come compagni, chi è il compagno? Cum panis, coloro che mangiano lo stesso pane, l'Eucaristia. L'Eucaristia, noi abbiamo mangiato lo stesso pane, siamo nutriti della stessa parola. Anzitutto marito e moglie che hanno una missione dove hanno ricevuto questa consacrazione uno per l'altro, e poi anche i compagni di viaggio, gli amici, al di là della simpatia, del trovarvi bene insieme, va bene, pure fratelli e sorelle giustamente si troveranno bene, i due fratelli che si sono incontrati, oppure gli amici, oppure le persone dove c'è un feeling, un'intesa nella musica, nel canto, nella professione, o in tante situazioni dove ci troviamo a vivere bene insieme, beh, ci diamo insieme e esercitiamo un carisma, esercitiamo la nostra missione. Quale può essere questa missione? Vi dico subito, può essere anche di fare un giro di ricognizione nel parco, di trovare una cicca, di toglierla da dove era. Tu dici, ma io che cosa ho fatto? Non ho fatto nulla. Non è vero, quello che per te è niente, per il Signore è tutto. Vi ricordate San Francesco, quando in questi giorni abbiamo citato tantissime volte San Francesco, uscì con Frate Umile e gli disse: dobbiamo andare ad Assisi, era la Santa Maria degli Angeli, se dobbiamo salire ad Assisi, che dobbiamo fare? Una predicazione sulla povertà. Quello si preparò tutto bellino bellino, era contento, c'era Frate Francesco che era un po' trasandato, e iniziarono a fare tutto il giro delle botteghe di Assisi, e lui diceva: senti, ma dove dobbiamo andare a fare? Sì, non avere premura, ascolta. E fece tutto il giro, poi ritornare a Santa Maria degli Angeli. Sì, ma scusa, ma non dobbiamo andare a predicare la povertà? E gli dice: scusa, non l'abbiamo già fatto, ci hanno visto. Già il fatto di averci visti, quella è stata la più grande predica. Quando tu dici senza parlare, quando tu esprimi il tuo essere e comunichi al di là della parola, esiste la cosiddetta comunicazione non verbale. Quando la persona ti parla e tu stai facendo un'altra cosa, significa: non mi interessa, però non glielo dici, stai facendo un'altra cosa. Sapete che ce ne esiste questo, purtroppo, dico, noi ce ne accorgiamo, no? Oppure, ecco, ci sono delle comunicazioni non verbali dove alcune persone già con lo sguardo ti fanno capire l'apprezzamento, l'accoglienza, l'attenzione, il grado di attenzione anche. Sono alcune persone che ti sorridono, tu sai, basta il sorriso, sei finto oppure no, sei un sorriso, vabbè, sì, mi dico, da chi era quella che ha fatto il film, me la ricordate, quella, che bravo, no, non era quella là che faceva il film, bravo. Sì, non è uguale.
siamo? Ok, perfetto. Mi viene in mente questa, no? Dove faceva il sorriso, e dietro era un sorriso disperato. Beh, ecco, tante volte mi capita questo, lo dico, abbia vergogna. Mi cospargo di cenere, datemi una sigaretta. Ma non è quella la cenere. Ok, mi cospargo di cenere il capo. E a volte mi capita, credetemi. Però noi dobbiamo essere lì. Esercizio di Quaresima. Ho trovato un vecchio testo, uno degli esercizi di Quaresima era proprio quello di ascoltare le persone che ti, quando è possibile ascoltare, proprio qua c'era la signora Rosa che magari mi doveva dire una cosa importante, tu stavamo facendo la preghiera, non è possibile, adesso ti ascolterò, capisci bene, no? Ecco, ci sono alcune situazioni dove non puoi, perché oggettivamente ti è, ecco, devi fare un'altra cosa, devi compiere un'altra azione. Ecco, adesso avremo un'ora di tempo dove, ecco, nel nostro camminare, magari a due, camminare l'uno l'altro, raccontarci di noi, raccontare qual è un bisogno che abbiamo noi, e tante volte, come mi dice lo zio Angelo, la salvezza di un uomo passa dalle mani di un altro uomo. Dio mette la soluzione, la chiave, nelle mani di un'altra persona. Il più bravo chirurgo, che c'era un bravissimo medico chirurgo che operava di tumori di glioblastoma al cervello, un giorno scoprì di essere lui affetto di questa terribile malattia. È uno delle malattie con altissima incidenza di mortalità. E lui sapeva quello che aveva e non poteva operarsi lui. Lui avrebbe saputo come fare, a intervenire, dove intervenire, come intervenire, ma sapeva che non poteva farlo lui. Non poteva farlo lui. E allora scelse il peggiore dei suoi studenti. Il peggiore. Quello dove uno non gli avrebbe affidato neanche la casa per tessere, perché l'avrebbe dimenticata lì all'interno. E lui disse: tu mi devi fare l'intervento. Perché? Perché tante volte il Signore sceglie le persone meno capaci. Dio sceglie ciò che nel mondo è debole per confondere i forti, sceglie ciò che è stolto per confondere i sapienti, sceglie ciò che è insipiente per confondere i sapienti. E ti ringrazio, Padre, la preghiera di Gesù, perché hai rivelato queste cose non ai sapienti e agli intelligenti, ma ai piccoli. Tante volte la soluzione passa dalle persone più piccole. Quelle che noi consideriamo le meno capaci sono le persone invece che Dio ha reso capaci per noi. Questo sarà il compito nostro, di meravigliarci delle grandi opere che passano attraverso le persone che noi pensavamo le meno capaci, le meno idonee. E proprio lì capiamo come il Signore, ecco, ci fa capire che le sue vie non sono le nostre vie e che i nostri pensieri non sono i suoi pensieri. Però se noi entriamo in questo allineamento, come chiamavamo, in questa sincronizzazione di mente, cuore, parola e azione, la nostra vita può avere una svolta positiva. Allora ci mettiamo in piedi, piano piano vado svegliati, non tutti in una volta, non fate troppo comando, così perché mi dormono ancora. Si sono svegliati, stanno bravo, bravo, bravo. Se così ti ci va più salute. E facciamo un'invocazione allo Spirito Santo, dove, ecco, chiediamo questa unzione e poi, ecco, scegliete le persone con le quali fare questa esperienza. Mamma e figlio vanno bene, ma i demoni vanno bene, ecco, scegliete le persone e chiedete, ecco, al Signore la grazia di, ecco, entrare in questo dinamismo. Signore, io voglio essere le tue mani, io voglio essere la tua bocca, la tua parola, io voglio essere i tuoi occhi, il tuo sguardo benedicente. E quando Gesù fissa lo sguardo, compie il miracolo dell'amore. Attraverso di noi il Signore compie meraviglie.
andate dunque, maestrate tutte le nazioni, dice il Signore, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Signore, noi vogliamo chiederti la grazia di realizzare l'opera tua in noi. Grazie, Signore, perché tu ci mandi a compiere l'opera tua. Grazie, Signore, con la potenza del tuo amore, con la potenza della tua benedizione, tu ci precedi, Signore, ci accompagni e continui l'opera nostra, oh Signore, anche quando noi l'abbiamo già terminata. Questo è il momento, Signore, in cui tu ci stai mandando, dove ciascuno di noi deve chiedersi cosa, come, perché, quando, chi, con quali mezzi. Signore ha già provveduto ad ogni cosa, fidati del Signore e agisci. Agisci sapendo che tutto dipende da Dio e opera sapendo che tutto dipende dalla risposta e dal permesso che tu dai a Dio di agire attraverso di te. Nel nome del Signore, compi l'opera che ti viene affidata, realizza l'opera di Dio, sii benedetto nel nome del Signore. Andate dunque e fate discepoli tutte le nazioni. Signore ci invita a compiere quest'opera grande. Vogliamo farlo proprio con serietà, con attenzione, dicendo già in anticipo: grazie Signore per la fiducia che mi hai dato, grazie Signore perché tu mi hai reso degno, tu, oh Signore, mi hai reso capace. Grazie Gesù, tu mi rendi degno, tu mi rendi capace. Grazie Gesù, tu mi rendi degno, tu mi rendi capace. Grazie Gesù, tu mi rendi degna, tu mi rendi capace. Grazie Gesù, tu mi rendi degno, tu mi rendi capace. Grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù. Un esercizio fuori, in silenzio.